Ciao a tutti e buon anno anche da parte di tutta la Musu Family. Visto che siamo ancora in tempo di festeggiamenti, oggi vi voglio parlare di miei grandi amici, i Krampus. Più che grandi amici, direi degli amici piuttosto bruttini. Ma per parlare di loro dobbiamo partire da molto molto lontano, dalla Turchia. Direte, ma i Krampus sono turchi? No, assolutamente no. Ma andiamo per ordine. Nel 300 d.C. Nicolò per noi italiani, è stato consacrato vescovo di Mira. Mira si trova in Turchia, dove poi è morto nel 343. Su di lui ci sono varie leggende. Le più famose sono due. La prima, quella che mi è stata anche raccontata dalla maestra Mirella in terza elementare, riguarda tre fanciulle che sono rimaste orfane da una famiglia molto povera e quindi non si sarebbero potute sposare all'epoca. Questa vicenda avviene prima dell'ordinazione a vescovo di Nicola. Nicola era un personaggio molto ricco all'epoca Mira e saputa di questa notizia molto triste per le tre ragazze, perché senza dote non si sarebbero potute sposare, decise di fare una cosa molto carina. Cosa fece? Prese tre fagottini, li riempì di grosse somme di denaro e in tre notti consecutive li gettò uno a uno nelle case di queste tre ragazze. Così, con la dote, poterono sposare i loro amati. Evitarono in questo modo di dover fare lavori molto umili, ma soprattutto di doversi prostituire. Ah, i bei tempi andati! La seconda leggenda, questa volta, si svolge durante il periodo nel quale Nicola è già stato ordinato vescovo. Resuscita tre bambini che un macellaio aveva ucciso e messo sotto sale per venderlo nel suo negozio. Per questo motivo San Nicolò, il cui culto si diffuse soprattutto nel Medioevo, nel mondo occidentale, è ritenuto il protettore di giovani e di bambini. Grazie agli ortodossi, il suo culto si diffuse lentamente dall'Asia verso il mondo bizantino slavo nella parte est e nella parte del mondo occidentale in tutto il mondo romano. Successivamente, poi, grazie a marinai e commercianti, il suo culto si diffuse anche nel Triveneto. Infatti a Venezia troviamo anche delle sue reliquie. Secondo il calendario della religione cattolica, noi festeggiamo San Nicolò il 6 dicembre. Proprio nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, i bambini buoni vanno a letto presto, mettono un piatto di minestra e dei biscotti, magari anche un bicchiere di grappa o un bicchiere di vino, perché passerà San Nicolò a trovarli. Il giorno dopo, se sono stati bravi, troveranno dei doni, che possono essere dei dolci, delle caramelle, ma anche dei giocattoli. E se invece sono stati cattivi? Del carbone, del bruttissimo carbone nero, lo stesso che regala la Befana nelle altre regioni. Ma non solo, se i bambini abitano in Carnia o in Alto Adige, la cosa può essere un po' più pericolosa. Possono passare i Krampus. Ma prima di passare a parlare dei Krampus, un piccolo spoiler. Lo sapete che San Nicolò in realtà è festeggiato anche da tante altre parti, quasi in tutto il mondo, perché San Nicolò o San Nicolaus in realtà nel resto del mondo viene chiamato Santa Claus, ovvero Babbo Natale. Infatti, chi riceve regali a San Nicolò in queste zone normalmente non riceve i regali di Babbo Natale, a meno che siano dei bambini talmente bravi, talmente buoni, che vabbè, San Nicolò decide anche di portarglieli sotto le vesti di Babbo Natale. La differenza è nell'abito. San Nicolò ha un abito talare rosso, mentre Babbo Natale inizialmente ce l'aveva verde, ma successivamente ha preso il classico abito rosso anche lui.
di San Nicolò ho un gran bellissimo ricordo, anzi due. Tutti i bei regali che arrivavano, anche perché quando ero piccola io non è che ci fossero tutte queste grandi disponibilità, il povero San Nicolò non aveva tanti soldini, quindi portava quello che riusciva. Ma non si andava a scuola, quel giorno rimanevamo a casa per giocare con i nostri giocattoli. Chi ha la mia età o è anche più grande di me si ricorderà sicuramente una filastrocca che faceva San Nicolò de Bari, la festa dei scolari. Se i scolari non fa festa, dettaglieremo la testa. Sì, insomma, cosine poco cruente da queste parti. Mi fate sapere se anche in Alto Adige, in Carnia o altre parti dove si festeggia San Nicolò anche voi rimanevate a casa? Ma è arrivato il momento di parlare dei terribili, tristissimi, bruttissimi, cattivissimi Krampus. E anche qua le leggende si sprecano, ce ne sono tantissime, ma la più diffusa e accreditata è questa. Nei periodi di carestia, nei villaggi montani, molti ragazzi si travestivano, con delle pelli di capra o di altri animali e le loro corna, diventando dei bruttissimi ceffi, dei bruttissimi mostri. Questo lo facevano per non essere riconosciuti quando andavano nei villaggi vicini e cercavano di razziare quanti più cibi e generi di prima necessità riuscissero. Ovviamente gli abitanti di questi villaggi, vedendo questi mostri, non opponevano troppa resistenza, quindi il gioco era piuttosto facile. Finché un giorno al gruppo precostituito da tempo si aggiunse un nuovo membro, ma non se ne accorsero subito. Ad un certo punto notarono che al posto dei piedi questo membro aveva degli zoccoli, anzi delle vere e proprie gambe da capra. Infatti era il diavolo. E qua anche questa leggenda si divide in due finali diversi. La prima vede che i ragazzi corrono da San Nicolò, impauriti e impestati, e San Nicolò corre in loro aiuto facendo un esorcismo e quindi rimandando il diavolo all'inferno. E le cose finiscono qua. Nel secondo finale, invece, sempre questi ragazzi corrono da San Nicolò, che in loro aiuto corre sicuramente, ma questa volta sì che cerca un esorcismo, ma lo rabbonisce e lo fa diventare uno dei suoi servitori. Infatti, durante la notte tra il 5 e il 6 di dicembre, mentre lui porta i doni ai bambini buoni, il Krampus, questo demone cattivo, cercherà di frustare con il suo frustino malefico le gambe dei bambini e cercherà ai più cattivi di prenderli e portarseli via. E questa è la leggenda dei brutti e cattivissimi Krampus. In realtà adesso, oltre alla notte del 5-6 nei propri paesi, cercano di farsi conoscere in altre zone e quindi scelgono anche altre date insieme ai comuni per farsi conoscere e sfilare nelle città. Attenzione però, il frustino ce l'hanno sul serio, quindi attenzione alle gambe, fa piuttosto male. Però è uno spettacolo veramente molto molto suggestivo. È arrivato finalmente il momento di farvi vedere parte di questa sfilata. Thank you.
una di queste sfilate, potete provare a contattare le Pro Loco, vedere i loro siti del Friuli Venezia Giulia, dell'Alto Adige, ma anche del Tirolo e dell'Austria, perché hanno veramente piacere di farsi conoscere e sarà sicuramente un'esperienza unica. Attenzione ai dolori, come vi dicevo. Quindi fate i buoni, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like anche se non vi è piaciuto questo video, altrimenti vi mando il Krampus a casa. ma no dai, lo so che lo farete, e quindi vi mando San Nicolò a portarvi tanti dolcetti e tanti piccoli doni. E per questa volta è tutto, cinci là, cinci qua, ciao!